Ciao ragazzi, sono il signor Cardine, sono qua con Andrea Ieri, quinto giorno mi pare del festival. Ciao Andrea, e mi pare il quinto, Sì, quarto, ho perso il conto, non so vabbè più. comunque, primo film The Last Night in Soho, che è un quartiere di Londra, penso, Sì, deduco, sì, yes. e atteso per Joe Wright, non Edward, Joe o Edgar. Edgar, perché Si non... confondi sempre. Esatto, Edgar con Yes. Anya Taylor-Joy, attesissimo. E in effetti è un film molto molto interessante perché ha diversi spunti. In questa parte non spoiler, vi dico che allora diamo due spunti di trama, due considerazioni perché c'è molto da dire in parte spoiler, secondo me, essendo un thriller, andiamo a dire così, onirico, un po' paradossale, è un po' tutto, dai. Quindi insomma, c'è un mistero e quindi spoiler. Parla di che l'attrice che era bravissima, che io ho già visto da altre parti che non ricordo il Sì, nome. non ricordo neanch'io. Vabbè, dopo la metto al montaggio la foto col nome, intanto che parliamo, che questa ragazza di campagna sembra un po' fame, saranno famosi, vuole fare la stilista, è un po' cruella. Vabbè, comunque. Comunque va perché viene accettata in questa scuola di moda di Londra, prestigiosissima, viene dalla campagna, ha un passato difficile e qui andà incontro alla sua vita, al suo futuro, al suo passato, a quello che cazzo vi pare a voi. E il film è davvero interessante dal punto di vista della regia, davvero una delle migliori secondo me quest'anno. A livello fotografico si vede l'influsso di The Neon Demon, mi dispiace, lo dico in parte uno spoiler, ma... E si vedono diversi influssi, davvero accattivante tutto quello che viene messo in gioco. Dopo andiamo in parte spoiler. Per me poteva essere uno dei migliori film del festival perché ha una bella idea alla base, creativa, originale, sceneggiatura brillante per un tempo. Il secondo tempo decide di prendere una virata molto da genere horror contemporaneo che aborro completamente perché banalizza tutto quello che è stato raccontato nella prima parte per un semplice motivo che non posso dire qui. E quindi cosa succede? Che il film sposta il centro e lo dirotta verso la parte meno interessante della storia. E va fino in fondo, almeno, perlomeno questo va fino in fondo. Quindi per me è uno dei più grandi sprechi dell'anno. Davvero poteva essere il miglior film dell'anno. Anche più di Power of the Dog, di cui parlerò oggi stesso, perché è davvero un film che merita. Detto questo, lascio la palla ad Andrea Ieri in questa parte non spoiler, breve, cosa ne pensi, ce lo consigli? Ah, ovviamente ve lo consiglio, anche solo per Anya Taylor-Joy, che in questo film viene valorizzata al massimo della sua forma. Quindi chiedo ad Andrea. No spoiler, hai Non detto? spoiler. Ok. Ah, consigliatissimo. Un ottimo film. Edgar Wright si dimostra un ottimo regista, un ottimo intrattenitore. E quindi è un film che vi terrà incollati allo schermo, sicuramente. Un film che si lascia vedere alla grande, molto, molto godibile, molto divertente. Dialoghi scritti molto bene, una capacità di fare cinema elevata, e quindi è un film che funziona sotto tanti punti di vista, sia nella messa in scena che poi anche nei contenuti, in quello che vuole dire, arriva fino in fondo nel volerlo dire, quindi secondo me è un film che funziona tanto e per quanto mi riguarda è tra le migliori cose viste in questo festival finora e boh, poi vedremo come si svolgerà l'anno, ma potrebbe anche essere una delle migliori dell'anno sicuramente a livello cinematografico. Per me lei non Taylor-Joy, l'altra potrebbe anche vincere miglior attrice perché è stata dannatamente brava. Questo film. Ah, voglio dire una cosa: questo film diventerà un cult per il pubblico mainstream perché Wright è furbo e dà tutto quello che vuole e che va di moda in questo momento con un horror non atipico, ma che è sempre quello lì. E che ha una virata, come ho detto a me, che a me fa cagare a spruzzo, ma probabilmente il mondo adorerà. E poi voglio lodare l'uso e anche il tema del femminismo, che è forte, prepotente, ma sfaccettato. Questo l'ho apprezzato. Quindi si condanna
L'uomo, ma lo si fa nel modo giusto. È raro che io dica questa frase, segnatevela. Questo film lo fa bene, secondo me, soprattutto nel finale, che non mi piace, ma è coerente con l'idea. Quindi per me è consigliato e piacerà a tutti, tranne che a me, il secondo tempo. Spoiler! Allora, andiamo subito al punto, per favore. Il punto cruciale, dopo recuperiamo il resto. Allora, tu crei un thriller psicologico surreale con lei che ha le visioni, eccetera. Va bene? Intanto trovo molto comodo questa cosa delle visioni che tu puoi scoprire il passato. Vabbè, lascia sta. Ora, a metà film tu banalizzi tutto perché lei impazzisce. Cioè, quindi lei va dalla polizia, cioè lei davvero credeva che la polizia potesse crederle? Lei credeva davvero? Però il film fa una cosa molto furba, avveduto, lo sceneggiatore, perché dice, ma mi ridono in faccia se non metto che lei ha dei passati, ma la madre, che è instabile mentalmente. Quindi così giustifichi Ah, te l'ho tutto. fatta fin dall'inizio. Ok, Non è però che. io trovo che sia abominevole che tu hai costruito una storia anche molto realistica, a parte le visioni, costruita bene a livello psicologico, poi a un certo punto, perché fa comodo alla trama, lei impazzisce. Avrei gradito una pazzia che sale piano piano, perché lei fa cose inspiegabili. A un certo momento sembra di guardare il Conjuring Universe, c'ha le visioni dappertutto, c'è un quarto d'ora della parte centrale, che è la cosa più importante, dove lei buh, buh, buh. Ci sono questi che compaiono e a me dispiace perché la messa in scena è bellissima, ma dopo un po' lo spavento, la magia diventa tutto ridondante. Io, dopo la prima ora, non mi sono più emozionato. Per esempio, la prima volta in cui Anya Taylor-Joy lascia nella visione quel locale lì è di una bellezza straripante quella scena. Ma se tu me la ripeti 7 volte durante la seconda parte, io dopo la prima ora non mi sono emozionato più perché ho capito che il film era sensazionalistico e mi ha dato fastidio perché il taglio narrativo è cambiato dal primo al secondo tempo, dove prima era a costruzione e nella seconda parte è a spaventare, con un finale che avevo intuito perché chiaramente qua si va sull'horror poi contemporaneo e classico. E quindi vuoi che Sandy non sia viva? Certo, chi è? Chi è Sandy? Ma guarda un po', è la proprietaria che beve. Ma guarda un po', ah, poi quello è Jack. Però dice che Jack dice che Sandy non era una brava ragazza. Ah, e infatti lei è l'assassina. Ecco, ho trovato la seconda parte di una mediocrità a livello di scrittura devastante che mi fa vomitare, considerata la prima che di una delicatezza incredibile. Graduale, con i tempi giusti. Nel secondo precipita tutto perché cerca di convincermi che invece è stata una cosa saggia da parte del regista. L'ho trovata coerente, poi poteva inventarsi qualcosa di E ti dico meglio. anche cosa avrei fatto io. Vai. Poteva inventarsi qualcosa di meglio, sì, anche, però alla fine coerente e per quanto possa non, magari non piacerà a tutti perché ci si aspettava qualcosa di più fantasioso, di più creativa come soluzione, l'ha portata avanti fino alla fine bene, nel senso che tu non. Comunque, perlomeno durante il film, non hai mai la sensazione che possa essere lei. E quindi, se non altro, un film scritto molto bene per dove vuole arrivare. Poi può non piacerti, un altro discorso, No, è scritto ma bene, scritto secondo bene me. perché sfido chiunque a arrivare a capire che è la vecchia prima che non sia la vecchia a dirti che è lei. Cioè, quindi. No, ma io l'ho capito quando Jack dice, ma lei non è innocente come sembra. E poi dopo, nella parte finale, lei dice, ma io ho ripreso a fumare lì. Hai capito lì? Sì. Perché Vabbè. avevo intuito che c'era il plot twist forzato. Secondo me, comunque, vabbè. Generalmente è ben fatta sta cosa qui, anche se poi, ripeto, può non piacere. Più che altro, la seconda parte, secondo me, a un certo punto lui perde il controllo dei jump scare. Cioè, Cioè, è una cosa imbarazzante. nel senso che ne fa due o tre di una meraviglia sublime, e poi boh, sembra che sia lì a
si crogiola in questa cosa, esagera e diventano telefonati, scontati, fatti male perché tu poi a un certo punto te lo aspetti. Tra l'altro, proprio come modalità registica, a un certo punto sembra proprio impigrirsi perché tu sai Chiamano. già che stare. Sì, te li chiama, non sono più sorprendenti come i primi. È vero. Diventa ridondante questa cosa qui. Se devo trovare un difetto evidente che stanca, la seconda parte del film è proprio questo. Poi la soluzione Io vi posso dire la mia. del thriller, alla fine, per quanto magari non originalissima, è comunque coerente con tutto il discorso che lui vuole fare e con quello che vuole dire, perché uno dice: vabbè, è un film di No, intrattenimento, è una sì, critica al ma no, sistema c'è di. anche dell'altro, non è che si limita solo a intrattenere. Cioè, critica il sistema maschilista, quindi in questo senso dicevo che soprattutto nel mondo dello spettacolo. Ma allora io mi dico: ma lui spreca perché può fare, invece di inserire c'è la storia di questa Sandy, può mettere sua madre? Perché si dice all'inizio che sua madre è andata a Londra ed è stata corrotta, tra virgolette. Allora fai Cioè, sì ma era che. ancora più convenzionale, Aschia. Sì, ma lo fa Era ancora più convenzionale se in metteva la modo madre. che va a trovare Cioè, quante informazioni volte sulla l'abbiamo madre. vista? La figlia che va alla ricerca di quello che è successo alla madre, delle origini. E invece sta boiata è bella invece. Ma è già, secondo me, è meno battuta comunque della figlia che va in cerca della madre, sì. Soprattutto io avrei fatto un parallelismo anche con questa storia, che invece di mettere i jumpscare a caso, avrei messo che lei vive la stessa sorte di Sandy, perché anche lei, per entrare nel mondo della moda, si corrompe. E quindi si sarebbe creato questo parallelismo davvero interessante. E si comunicano le due donne del passato e del futuro. Invece così lei rimane. Questo sì, questo Questo. sì, Vai. questo forse è mancato adesso pensandoci così, mente un po' più fredda, sì, in effetti quella condizione lì, se c'era, si poteva dialogare tra la sua condizione contemporanea e quella di questa Sandy degli anni 60, se anche lei Il poteva finale. provare per lei, in effetti ha dei problemi di inserimento, subisce del, insomma, del... Bullismo, insomma. Del bullismo classico, ma di fatto non riceve proposte indecenti per il percorso che deve fare, anche perché è ancora a livello di studi, è in questa accademia Beh, ma anche dove sta Sandy studiando. comunque si era inserita dal nulla, poteva fare che anche lei viene avvicinata da uno un po' che sembra. Questo è un po' mancato, sì. E la cosa che mi è piaciuta di più, del finale è il fatto che lei riveda Sandy allo specchio. Però a Cioè, me. perché fare arte, secondo me, ha bisogno anche dei propri demoni interiori Sì, che non perché rimane la spariscono. lezione di Sandy a lei. Esatto, quindi quello è un dettaglio molto importante che ho gradito parecchio. Però io devo dire una cosa, il finale buonista no. Lei ha quasi tentato di uccidere qualcuno, tutti la considerano pazza, e lei poi alla fine diventa la star. Io là avrei preferito un finale un po' più ambiguo, non solo con la scena dello specchio, con Sandy, ma per esempio che viene accusata di omicidio, poi l'altra, come cazzo si chiama, quella insopportabile, ritira l'accusa, quindi tutti la guardano male, ma è arrivato al successo così, è un finale quasi Secondo disneyano. me no, Stona. no, perché era disneyano, se a farle i complimenti c'era anche quella che le sta palesemente sul Sì, che cazzo, si vede nello e specchio, invece invece quella lì appunto. continua a fare la stronza, ad odiarla, e quindi dovrà sempre schivare delle mine. Non è che sono diventati di colpo tutti buoni, tutti a leccarle il sedere, non è così. E poi c'è quel dettaglio lì finale che secondo me apre dei mondi. Io l'ho interpretato nel fatto che comunque per fare quello che si fa bisogna anche, come dire, fare affidamento a quelle che sono le parti oscure di noi, non solo a quello che ci fa brillare. Secondo me è molto vero come cosa. Almeno io l'ho letta così, poi magari voleva Due dire proprio domande, dai, quello. facciamo due domande e poi chiudiamo. Sì. Allora, tu l'hai visto l'influsso di Neon Demon? Cioè, sto film. Cioè, nei colori.
nell'inquadratura talvolta Ma non quando. usa LED, cioè, oddio, c'è il LED del... Vabbè, ma quello è No, ma un proprio io classicismo, dico il tono, quando inquadrano Anya cioè. C'è Taylor-Joy un primo talvolta. piano di Anya Taylor-Joy che, sì, te lo può far ricordare Vabbè, quel tipo anche il di... film un po' me lo ricorda, la storia di questa arriva che sembra pure innocente, poi deve sdoppiare la sua personalità, qui lo fa simbolicamente col passato. Insomma, io ce l'ho visto perché secondo me The Neon Demon è un cult degli anni 2000, cioè è qualcosa di Rokeby Refn assoluta, anche con l'uso che fa per me di questi colori da videoclip, ecco, fatto molto bene. Tu sei d'accordo se no andiamo avanti con i miei? Ah, vabbè, ci può stare come suggestione, non è campata in aria, cioè, ci Va può bene, stare. e poi chiudiamo. Anya Taylor-Joy. Per me il ruolo è dannatamente interessante, ma qua viene usata come esca mainstream perché fa la femme fatale. Ed è interessante all'inizio come sembri l'approccio positivo, l'approdo anche positivo, cioè lei nel sogno vede che Anya Taylor-Joy è spigliata, è bella, è affascinante, gli uomini la vogliono e poi chiaramente. Questa qua è lei che viene usata dal sistema e non viceversa. Però Anya Taylor-Joy riesce bene solo nella parte di alcuni scampoli perché non compare tantissimo, mi è dispiaciuto. Però riesce comunque a dare senso al suo personaggio e avrei voluto vedere molto molto di più. Tu che dici? No, a me trovo che sia stato dosato bene il personaggio. Alla fine è una sorta, parte per essere attrice non protagonista, a un certo punto diventa quasi coprotagonista di fatto. E le bellissime sequenze poi dove, cioè, attraverso l'utilizzo dello specchio compiono le stesse azioni, no? E quella tecnica come l'ha fatta? Lì c'è tanto mestiere, cioè potremmo stare qua a parlarne. Sarebbe interessante vedere il backstage di questo film, perché Wright ha delle soluzioni registiche che sono molto molto stimolanti, quindi non credo che abbiamo il tempo necessario per stare qui a parlare di No, 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 questo. no, però è una tecnica davvero notevole, che se non la fai in CGI, che è? No, sì, ma guarda, ti dico che in un paio di circostanze ho avuto la sensazione che fosse proprio artigianale, Anche a me. cioè che banalmente non ci fosse uno specchio, perché non è che sono in sequenza, Lo so, capito? Non, infatti. Sono sulla nella sono stessa. stessa asse tutto, ma non è che fanno... Quindi ci può essere quell'effetto lì, che è molto artigianale. Per quanto riguarda Anya, io che devo dire di Anya? Cioè, nel senso, Meraviglioso. Anya ha il difetto che dove la metti sta e sta bene, perché ha una fotogenia pazzesca, cioè ha questo... Cioè, il cinema è anche soprattutto conta l'aspetto visivo, e lei ha questo viso così... Così unico, così espressivo e interessante per tante cose che ha la possibilità di dare degli elementi diversi di volta in volta a seconda dei personaggi che interpreta. Cioè, ha quell'inquietudine di fondo, quel mistero, e quindi... È difficile che non risulti interessante un'attrice con un viso del Vabbè, genere poi lei è così. bravissima, eh? Cioè, non è Ma se solo. dobbiamo parlare dell'aspetto interpretativo, secondo me si è calata nei panni più che bene. L'ho vista Ma io ti. In ben palle. inquadrata, sì, a fuoco, insomma, cioè, a fuoco anche poi, È a di fuoco, fatto. sì, a fuoco, sì. E poi io mi faccio questa domanda. Dopo Regina di Scacchi, dopo questo film che farà un successo pazzesco per il pubblico, c'è il rischio che faccia la fine alla Johnny Depp, cioè dove fa sempre questa ragazza che la sa più degli altri, super intelligente, che se la canta, se la balla da sola? Questo suo aspetto esteriore è un'arma a doppio taglio, sicuramente, perché può... E lì dipenderà un po' da lei, da chi la segue, dal suo entourage, le scelte che farà,
da come vorrà impostare la sua carriera. Il rischio di diventare poi un'etichetta, che faccia solo ed esclusivamente determinati ruoli, c'è. È fondato perché lei viene comoda a tanti casting director per specifici ruoli che dicono: vabbè, dobbiamo fare, c'è questo personaggio che ha queste caratteristiche, ok, Anya Taylor-Joy, vai. Questo Poi femminismo dove c'è la bellezza e oltretutto è l'intelligenza. lanciatissima, quindi insomma è una che ti porta in sala tanto pubblico, quindi dipenderà da lei e dalle scelte che farà. Cioè, il rischio c'è, non bisogna nasconderlo. Vabbè, ringrazio Andrea per questa Grazie a te. recensione. Andiamo a vedere un altro film e ciao.